Ben ritrovati su Mobile Advisor. Nel video di oggi vi consiglio dei telefoni da acquistare con un budget compreso tra i 100 e i 200 euro circa. Iniziamo con Huawei P8 Lite 2017, dotato di processore Kirin 655, scheda video Mali T830 MP2, display da 5,2 pollici Full HD, fotocamere da 12 e 8 megapixel, 16 GB di memoria integrata, 3 GB di RAM e batteria da 3000 mAh. Questo dispositivo, come il suo gemello hardware P9 Lite, è un successo per quanto riguarda le vendite e il merito, in buona parte, sta nella strategia e nel marketing che Huawei sta praticando da un po' di tempo a questa parte. A questo si aggiunge il fatto che P8 Lite 2017 è un buon prodotto, molto bilanciato, con estetica gradevole, ottima velocità di sistema, buone fotocamere, batteria che porta quasi sempre a sera e un preciso sensore di impronte. Le uniche mancanze più o meno importanti in base alle vostre esigenze sono il Wi-Fi Dual Band e l'USB OTG. Il Moto G5 è dotato di processore Snapdragon 430, scheda video Adreno 505, display da 5 pollici Full HD, fotocamere da 13 e 5 megapixel, 16 GB di memoria integrata, 2 GB di RAM e batteria da 2800 mAh. Sono convinto che molti scarteranno questo telefono solo per l'estetica, ma se anche voi, come me, non date molta importanza al design di uno smartphone, allora vi dico perché dovreste acquistarlo. Innanzitutto, la combo CPU-GPU è la migliore per quanto riguarda i dispositivi che solitamente si trovano a meno di 200 euro. I giochi, anche quelli più pesanti, girano davvero molto bene grazie alla scheda video Adreno 505, meglio rispetto a P8 Lite 2017 e P9 Lite che hanno un frame rate meno elevato. L'esperienza d'uso è rapida e fluida e 2 GB di RAM non sono un problema grazie ad Android Stock condito soltanto da qualche funzione smart tipica dei Moto. La batteria è rimovibile, una rarità ad oggi, e inoltre vi consentirà di arrivare sempre a sera a meno di non giocarci per ore. La fotocamera è di ottimo livello per la fascia di prezzo, potete inserire due SIM e una microSD in contemporanea e per giunta la scheda di memoria esterna può essere impostata come disco di scrittura predefinito per installare più app rispetto ai 16 GB integrati se mai ne avreste il bisogno. Presente anche il Wi-Fi Dual Band e un comodissimo sensore di impronte posto nella parte frontale del dispositivo. L'unica vera mancanza è la bussola, di cui si fa tranquillamente a meno nella navigazione in auto, ma non in quella a piedi. Lenovo K6 Note è dotato di processore Snapdragon 430, scheda video Adreno 505, display da 5 pollici e mezzo Full HD, fotocamere da 16 e 8 megapixel, 32 GB di memoria integrata, 3 o 4 GB di RAM e batteria da 4000 mAh. Costa circa 175 euro su Amazon ed è lo smartphone che acquisterete in questa fascia di prezzo. Il perché sta nell'ottima CPU e GPU, come su Moto G5, ma questa volta accompagnate da ben 32 GB di memoria integrata e 3 GB di RAM. La memoria è espandibile, la fotocamera è più o meno sullo stesso livello di Moto G5, il display da 5 pollici e mezzo Full HD è l'ideale se fruite di molti contenuti multimediali e vi piace giocare ogni tanto con il telefono. E infine, ciliegina sulla torta, la batteria da ben 4000 mAh vi consentirà di arrivare sempre a fine giornata anche con un utilizzo molto intenso. Non mancano bussola e sensore di impronte, mentre l'unico assente è Wi-Fi a doppia banda, che alla fine dei conti non è così indispensabile. Lenovo K6 è dotato di processore Snapdragon 430, scheda video Adreno 505, display da 5 pollici Full HD, fotocamere da 13 e 8 megapixel, 16 GB di memoria integrata, 2 GB di RAM e batteria da 3000 mAh. È la versione più piccola del telefono appena visto, ma purtroppo non diminuiscono solo le dimensioni. Insieme a queste ultime si riducono la dotazione di RAM e memoria integrata, ma al contempo diminuisce anche il prezzo, circa 150 euro su Amazon e poco più di 130 euro su un famoso store online. In un certo senso questo dispositivo non è solo la versione più piccola del K6 Note, ma è anche una versione più economica del Moto G5 visto qualche minuto fa. Infatti i due condividono la stessa dimensione e risoluzione del display, stessa CPU, GPU, RAM e memoria integrata. Le differenze si riducono alla presenza del Wi-Fi Dual Band e ad un software leggermente più curato e aggiornato sul Motorola e alla presenza della bussola sul K6. Qualche altra piccola differenza con il Moto G5 la possiamo trovare nella fotocamera, ma nulla di che se consideriamo che questo dispositivo può essere acquistato con circa 130-150 euro e ci consente di utilizzare tutte le app e i giochi con un'ottima fluidità e reattività di sistema. Insomma, se non volete spendere più di 150 euro, Lenovo K6 è l'ideale. Moto G4 Play è dotato di processore Snapdragon 410, scheda video Adreno 306, display da 5 pollici HD, fotocamere da 8 e 5 megapixel, 16 GB di memoria, 2 GB di RAM e batteria da 2800 mAh.
Se online acquistate solo da Amazon e volete spendere ancora meno rispetto ai 150 euro di Lenovo K6, allora per 130 euro circa vi consiglio Moto G4 Play. La dotazione di RAM e memoria integrata è la stessa di Moto G5 e K6, ma qui troviamo un display meno risoluto, ma comunque buono, fotocamere meno performanti e una CPU più datata, che però è ancora molto affidabile, e se non pretendete che sia un fulmine, va ancora benissimo per gestire i task quotidiani. Ricapitolando, se volete spendere poco meno di 200 euro, vi consiglio più Lite 2017 e Moto G5. A circa 175 euro invece c'è il nuovo K6 Note, che per qualche aspetto è addirittura superiore ai due telefoni appena citati. Se invece volete spendere sui 150 euro, K6 è lo smartphone ideale, mentre se siete utenti poco esigenti, il Moto G4 Play per circa 130 euro su Amazon saprà accontentarvi su tutti i fronti. Altri due telefoni che vi consiglio in questa fascia di prezzo sono LG K10 2017, da acquistare a circa 150 euro, e Asus Zenfone 3 Laser per poco meno di 200 euro. Ma quelli che reputo migliori in rapporto al prezzo sono i 5 su cui mi sono soffermato di più nel video. Se invece volete qualcosa di più performante, non discostandovi troppo dei 200 euro, vi consiglio le versioni internazionali di Xiaomi Redmi Note 4 e Redmi 4 Prime, che però non sono acquistabili su Amazon. Infine, vi consiglio di dare un'occhiata, cliccando sui riquadri appena comparsi, a qualche altro video di questa rubrica per conoscere altri dispositivi che potrebbero fare al caso vostro. Vi invito a farmi qualche domanda nei commenti se avete qualche dubbio o siete indecisi tra due o più smartphone, a lasciare un mi piace e iscrivervi al canale se il video vi è piaciuto, e un saluto a tutti da Giuseppe Desario per Mobile Advisor.